pur che in qualche modo mi dispiace trovare magari questa società in difficoltà, per il rispetto che porto alla società e alla persona che mi ha preceduto. Quindi è stato un dispiacere in qualche modo poterla trovare in difficoltà così, e allo stesso tempo un piacere per me essere qua per poter cercare di dare un contributo per migliorare questa situazione. Questa è una squadra che attacca molto bene, però rimane troppo spesso squilibrata, soprattutto in fase di transizione negativa. Quindi quello sarà secondo me il primo intervento su cui bisognerà lavorare. Cosa significa questo? Sai, questa è una cosa che la dovrò verificare man mano che vado avanti e che mi alleno con la squadra e vedrò di fare, ma non cercherò di cambiare inizialmente in questo momento, anche in termini di modulo, le caratteristiche di questa squadra. Cercherò di, come ho detto prima, di renderla più omogenea. Ah, lo staff per il momento, io ho Gigi Casiraghi che sarà il mio secondo. Ci sarà Oscar Riu, che già lavorava nello staff precedente, e ci sarà una persona, Sebastiano Porco, che era con me al Watford, che mi aiuterà con le analisi video, e poi adesso ci sarà Gianfranco Iba che mi aiuterà sull'aspetto fisico. Poi ci saranno almeno, credo, 1-2 persone che potranno essere inserite nello staff nei prossimi giorni. E chiaramente Nico Facciolo, che anche lui faceva parte del vecchio staff e che con il quale abbraccio con estremo piacere. Casualmente con il mister abbiamo iniziato a conoscerci telefonicamente proprio il giorno di Cagliari, proprio il giorno di Cagliari-Fiorentina, di quella partita che secondo me purtroppo è la partita che fa partire un periodo negativo che non si è concluso con il Natale, purtroppo. E lì abbiamo iniziato a conoscerci telefonicamente in quella circostanza, ma per tutt'altri motivi, perché volevo semplicemente ringraziarlo per la disponibilità che ha avuto di andare a Londra in questo locale a inaugurare Casa Casteddu a Londra. Poi dopo c'è stata la partita col Chievo, che ha tolto altre sicurezze. A quel punto ci sono state ovviamente altre telefonate, ma assolutamente telefonate complicate, perché c'era un atteggiamento assolutamente di chiusura da parte del mister, che mi voleva assolutamente convincere ad andare avanti con il progetto. Siamo andati avanti con forza con mister Zema fino alla partita con la Juventus, e dopo la partita con la Juventus c'è stato a quel punto un contatto in cui sono riuscito a parlare di altro rispetto a Casteddu, a Casa Casteddu. Cioè, il momento clou è stato chiaramente la partita con la Fiorentina, in cui abbiamo preso 4 gol in casa, l'ennesima sconfitta in casa ma di larghe dimensioni. È difficile poi far credere ai ragazzi che il primo tempo hai giocato bene, hai preso 4 gol in casa e hai perso per l'ennesima volta. E lì sicuramente la rosa e magari anche lo staff tecnico piano piano hanno perso determinate sicurezze che per interpretare il gioco del mister sono fondamentali. Ecco, questa è l'unica cosa che mi sento di raccontare pubblicamente sui motivi della decisione. È chiaro che per me è una decisione estremamente dolorosa. Sapete tutti che ancora prima di acquistare la società avevo in mente di portare Zeman a Cagliari, è un allenatore che ho sempre sognato di veder lavorare, e ne ho apprezzato in questi mesi tutte le sue qualità, e mi è piaciuto poco leggere che per certi questa è stata una scelta di marketing, perché la trovo veramente una grandissima cazzata, perdonatemi la parola. I valori che rappresenta mister Zola, la tenacia, l'umiltà, la voglia di lavorare, il suo sicuramente il suo network internazionale, sono tutti valori e a tu
che oggi il Cagliari aveva bisogno per proseguire in questa direzione.